Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Notate qualcosa di diverso? In questo video documenterò come sono riuscita, più o meno, a ottenere questo risultato con delle extension, ecco. Il sito Irresistible Me, che bello, si vede anche la scatola, che è super carinissima, mi ha proposto di collaborare con loro. Vi farò vedere appunto lo spacchettamento del pacco che mi è arrivato in 3 settimane circa. Io ho scelto i capelli, ho scelto l'extension color biondo platino, 200 grammi o 220 grammi, comunque non sono pesantissime anche se non le ho applicate tutte. Il colore è stupendo, il problema è che avendo due decolorazioni diverse praticamente un po' si nota lo stacco, si nota più da una parte che dall'altra, perché se avete visto il video sulla storia dei miei capelli, ve lo lascio qui, ho avuto dei problemi con i capelli. E purtroppo ancora non posso andare a decolorarli perché sono ancora un po' molto secchi. Veramente ero molto curiosa di provare a colorare delle extension, e credo che questi siano extension di capelli veri, perché queste che ho preso io hanno un costo elevatissimo, perché non le avrei mai comprate, però veramente sono super naturali. Ripensandoci, effettivamente sì, costano $200, anche se sul sito, vi lascio il link sotto, potete trovare extension dai 60 ai 300 dollari. Io ho applicato solamente 4 ciocche, una da 4, da 4 clip, perché sono appunto a clip, 2 da 1 e una da 3, non so se avete capito, e sono andata a colorarli con il Manic Panic, ve lo faccio vedere, l'ho messo Mystic Heather, ecco, e l'ho comprato su Amazon. Il problema è che io credevo che fosse un colore diverso, anche se è più o meno riuscito quello che volevo, perché nella confezione è assurdo, non so se si vede, ma sembra viola puro, in realtà è un fucsia. Faccio questo video soprattutto per farvi vedere come ho ottenuto questo risultato, che non è stato affatto semplice. Ho amalgamato la tinta Manic Panic con tantissimo balsamo, forse ne ho messo pure troppo, per ottenere un colore lilla, però alla fine è uscito un fucsia. Credo che la prossima volta proverò a mettere meno balsamo. L'ho applicato su tutte le extension, solo che mi sono accorta che forse è perché il colore era troppo chiaro, oppure perché avevo messo troppo balsamo, non so se notate, però alcune sono rimaste bionde, però sono rimasta veramente contentissima. Mi fa un po' senso pensare che sono capelli veri, però sono super morbidi, sono riuscita a colorarli e a stirarli, e credo che faremo un altro esperimento in cui proverò a colorarli con il Burgundy, la tinta che ho usato praticamente un anno fa all'inizio di quando ho iniziato a sperimentare con queste tinte, che è un fucsia bordeaux molto scuro, e secondo me i colori scuri prendono meglio, però appunto poi vedremo. Io sono rimasta veramente molto contenta perché, come vedete, già dal pacco è tutto curato nei minimi dettagli, le extension vi arrivano tutte separate qui in questa bustina, in cui ci sono anche delle clip di riserva. Sono molto curiosa di provare queste extension perché sono pazza, però mi sono innamorata delle treccine stile Kylie Jenner, infatti ovviamente non uscirò di casa con, perché comunque si nota un po' la differenza per via della decolorazione diversa, forse non so se si nota, forse si nota, vabbè, comunque si nota, e quindi facendo le treccine o qualche acconciatura, che di solito per i capelli corti non si può fare, ovviamente le extension poi sono meno evidenti se acconciati i capelli. Per esempio a me piace tantissimo fare la coda a spina di pesce. Fatemi sapere se anche voi avete mai provato delle extension. Comunque mi piacerebbe anche girare qualche video acconciatura per i capelli lunghi. Se fate i capelli lisci si nota di più lo stacco, però se li fate mossi, magari qualche volta in qualche video li farò mossi, e lo stacco si nota di meno. Io sono rimasta, cioè veramente sono innamorata, anche perché non credevo di riuscire ad ottenere questo risultato avendo due decolorazioni diverse. Io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete mai provato l'extension, perché io veramente vorrei farmi quelle a cucitura, perché vorrei i capelli lunghi. E niente, vi mando tanti baci e al prossimo video. Ciao!